Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo percorso alla conoscenza dei 10 capitani che prenderanno parte alla carriera del 16 agosto del 2024, alla conoscenza ovviamente anche delle stalle e dei rispettivi barbareschi. Tappa nella Contrada della Selva, siamo proprio qui nella piazzetta della Selva insieme al capitano Andrea Causarano, il dottor Andrea Causarano. Buonasera capitano. Ciao, buonasera. Allora, piazzetta della Selva per il suo palio d'esordio. Tutto è il mio palio d'esordio, quindi tutto... sarà tutto la prima volta, partirà dalla stalla, da Piazzetta della Selva, dalla tratta, è già partita dall'estrazione, però chiaramente l'estrazione rispetto a quello che può essere un palio è ben diverso, quindi ci saranno tutta questa serie di debutti in situazioni nelle quali affronterò per la prima volta tutto quello che c'è da affrontare. Allora capitano, l'accompagno e lei mi accompagna adesso. Prego. Verso la stalla e ci incamminiamo. Dove vogliamo passare? Perché qui si può passare da entrambe le strade. Facciamo da sotto, davanti alla società. Allora, lei è stato eletto lo scorso anno, verso dicembre se non sbaglio. Sì. E ha avuto quindi quasi un anno, diciamo, per preparare questo palio. Non ha corso a luglio, ci eravamo trovati appena stato eletto. Dove è migliorato in questo anno? Dove si sente di essere maturato come capitano? Ma dove è migliorato lo dirà il palio che sto per correre. Cerchiamo di aver fatto insieme allo staff un percorso di conoscenza di Contrade e Fantini che ci imponeva il debutto, perché naturalmente dovevamo presentarci, abbiamo, come dico io, una rosa, usando un termine calcistico, completamente nuova, e quindi era giusto presentarsi a Contrade e poi soprattutto ai protagonisti che saranno i Fantini, che poi verranno a montare la Selva, con i quali dovrò parlare appena ci hanno dato il cavallo. Quindi è stato un percorso abbastanza impegnativo, l'abbiamo affrontato con grande serietà e spero che i nostri interlocutori abbiano avuto la stessa sensazione. Beh, chiaramente questo è il vostro auspicio. Qui davanti c'è la società Rinoceronte, la società della Selva. Nel frattempo io ne approfitto appunto per elencare la rosa, come dice lei capitano, di capitano Andrea Causarano. I mangini sono Michele Boccini, Niccolo Brocchi, Guido Scini e Franco Tripoli. Barbaresco Tommaso Furielli, vice barbareschi Riccardo Memmi, Emanuele Mannecchi e poi Michele Seazzu. Questa è la squadra di capitano Andrea Causarano. Ci sono dei nomi che abbiamo già visto nelle precedenti capitanerie, nelle precedenti dirigenze, con diciamo un salto da parte del vecchio barbaresco che è diventato suo mangino. Sì, il vecchio barbaresco ha fatto questo salto promozionale, è diventato mangino e naturalmente abbiamo anche confermato tutta una serie di persone che si occupano della stalla che avevano già nella loro carriera vittoria alle spalle. Esatto. E questo perché nella Selva poi alla fine fortunatamente è facile trovare chi ha vinto e quindi ci siamo appoggiati anche a loro. Ecco, ha detto è facile trovare chi ha vinto, quindi lei è chiamato a vincere. Certo, la Selva non ha avversari, non può gioire della sconfitta dell'avversario, l'unica chance che ho è di vincere. Esattamente. Quello che facciamo il palio per vincere, ecco, come sempre, ma non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo. No, assolutamente, direi la nostra di no. Storia parla, la nostra tradizione, le nostre mosse di palio, i nostri esordi di Fantini, cioè la ricerca sempre di un qualcosa di nuovo ha caratterizzato la Contrada nel corso degli anni, il palio della Contrada. Ovviamente. Ecco, abbiamo elencato appunto il suo staff palio, vorrei che mi parlasse dei mangini. Niccolo Brocchi l'abbiamo appena nominato, ex barbaresco plurivittorioso. Gli altri invece che persone sono, perché le ha scelte? Gli altri sono persone dubbiamente di mia fiducia, sono ciascuno nel proprio ruolo integrati in compiti specifici, compiti logistici, compiti tecnici puri per quello che riguarda il mondo dei cavalli, per quello che riguarda il mondo dei Fantini, quindi ho cercato di fare uno staff che fosse in linea con la mia cronica carenza di tempo. Ok. E che mi desse ovviamente una mano, anche perché un po' d'anni sono stato fuori da Siena, per cui certi meccanismi della Contrada e del palio sicuramente mi erano sfuggiti. Io ho fatto il mangino, allievo mangino nel 1978, quindi un palio è nemmeno paragonabile a quello attuale. Quindi parliamo di Bastiano. Parliamo di Bastiano, vittorioso all'esordio con Urbino, e quindi avevo bisogno di circondarmi di
attualità ed esperienza. Ecco, lei in che cosa si sente bravo come capitano o come persona? Perché ancora come capitano non l'abbiamo vista completamente all'opera, ecco. Però una cosa che dice, mi riesce bene. Io spero di essere, come ho cercato di essere sempre nella mia vita, credibile. E quindi questo, quando uno è credibile, si avvantaggia sempre nei rapporti con le altre persone. La credibilità spero che possa dimostrarla anche nel palio, anche se è un mondo molto particolare, dove io anche per scherzo ogni tanto dico, ragazzi, sono troppo poco bugiardo io per questo gioco. Vabbè, essere bugiardi può essere anche un pregio, diciamolo. Fa parte del gioco, fa parte del gioco. Senti, invece con i cavalli mi disse che non aveva grande dimestichezza, per questo si è circondato anche di mangini che sicuramente ne sanno. Con il tempo è riuscito un pochettino di più a immedesimarsi nel mondo? Questa è una bugia, ho raccontato una bugia. Ah, allora è stato passato, bugiardo anche prima. In passato ho avuto anche proprietà, sono stato anche proprietario di cavalli di puro sangue, di qualche mezzo sangue, quindi qualche società di quelle si fanno a Siena tanto per divertirsi, sì. Però comunque non sono completamente all'asciutto. Una volta addirittura da giovane ho tentato anche di domarlo un cavallo insieme a un amico. Però insomma non sono proprio così digiuno come ti ho detto. Ok. Ecco, allora abbiamo toccato il tema cavalli. Faccio con lei, capitano, questo ragionamento che faccio un po' con tutti. La selva non correva a luglio, ma a luglio abbiamo visto 6 cavalli esordienti. I big sono stati tirati fuori e alla fine però ha vinto il cavallo che aveva corso più pali, il più esperto. Quindi questo a che conclusione porta? Andrea Causarano dove vuole arrivare? Ma direi che il mondo dei cavalli del palio è un mondo un po' particolare e chiaramente avere tanti cavalli esordienti può essere un grosso punto interrogativo. In questo palio ci sono stati 2 cavalli in modo particolare che hanno destato buona impressione all'esordio, sono stati Aresecce e Brivido Sardo, fra l'altro Aresecce di Michela Rossi e di altri selvaioli, cavallo che conosciamo bene, e Brivido Sardo di Caterina Brandini, che altrettanto conosciamo bene e delle quali conosciamo anche la capacità di allenare e di presentare cavalli. Quindi abbiamo 2 cavalli esordienti che senz'altro potranno essere comunque ripresentati senza grossi problemi. È chiaro che averne 5-6 all'interno di un lotto di cavalli diventa un problema. Può diventare un problema come purtroppo lo è stato anche nell'ultimo palio. Quindi la scelta della selva sarà, se possibile ovviamente, se gli altri capitani avranno le stesse idee, sarà una scelta in alto e con cavalli possibilmente più esperti. È chiaro che è l'uovo di Colombo questo, perché credo lo vorrebbero un po' tutti. Però ho visto che c'è un bel gruppo di cavalli ammessi alla tratta, ci sono nomi noti e nomi abbastanza noti, quindi ci sarebbe la possibilità di fare un bel lotto. Un bel lotto, penso per la selva sia una cosa auspicabile, perché con più cavalli buoni, con più cavalli esperti, è più facile poi che il miglior fantino arrivi a montare. La selva è una posizione invidiabile, perché rappresenta una poltrona sicura anche per tanti fantini, non avendo l'avversaria e avendo una situazione di tranquillità legata al palio vinto lo scorso anno. E quindi garantisce una certa serenità. È chiaro che poi molto dipenderà dalla sorte, molto dipenderà dal cavallo, perché poi alla fine, parliamoci proprio francamente, il palio di oggi è determinato dalla tratta. Dalla tratta, come tra l'altro è stato nel 2023 a luglio, Violenta da Clodi, è arrivato Giovanni Azzeni e lì si è deciso il palio. Poi c'è da vincerlo, perché non è mai semplice. Vabbè, poi c'è da vincerlo, perché quello non è detto che vinca sempre il favorito per forza, non è detto che vinca sempre l'accoppiata migliore, ci sono altre variabili, ma indubbiamente quella che in forma preventiva determina di più è la scelta e la tratta, assolutamente, sorteggio del cavallo. Assolutamente. Intanto stiamo passeggiando per il vicolo delle carrozze, prima avete visto il tratto al buio e stiamo andando nella stalla, perché qui si trova proprio la stalla della selva. Capitano, ovviamente abbiamo parlato di cavalli, ci sono anche i fantini nel palio, Giovanni Azzeni detto Tittia è il sogno della maggior parte delle contrade, però ci sono anche ovviamente degli spazi che potrebbero essere nuovi, certo. Quindi qualche esordiente, qualche idea ce l'ha avuta in testa, capitano?
Dunque, noi ovviamente ripartiamo dal passato. Il passato nostro significa Giovanni Azzeni, significa tre meravigliose vittorie, un rapporto splendido con questo grande professionista, e quindi sarebbe assurdo non ripartire da lui. Chiaramente Carlo Sanna ha vinto gli ultimi due pali, quindi è un altro fantino di grande interesse. Poi ce ne sono altri, perché la Silva poi deciderà in base al cavallo quale sarà la scelta migliore, ovviamente. Tra giovani emergenti, sì, abbiamo un occhio fin dall'inizio su Andrea Sanna, che ci piace, con il quale abbiamo instaurato un buon rapporto, e in un determinato palio la Silva avrebbe tutte le caratteristiche per farlo esordire. Ecco lì, ovviamente, Fantino si ritorna al ragionamento del 13 d'agosto, che sarà naturalmente decisivo, e qui non si può sbagliare. Siamo arrivati nella stalla Capitano e stiamo aspettando il barbaresco della Contrada della Selva, Tommaso Furielli. Eccolo qua, che non è il barbaresco nuovissimo, perché Tommaso Furielli era già nello staff palio, certo, precedente. Tommaso, buonasera. Ciao Capitano, Tommaso. Innanzitutto grazie per, prego, avermi accompagnato qui nella stalla. Dopo questa stalla plurivittoriosa. Nella stalla plurivittoriosa della Selva, è vero, questo è un dato di fatto. Quindi ora mi farà vedere la stalla, il barbaresco della Selva. Ringrazio nel frattempo il capitano Andrea Causarano per questa chiacchierata e per questa passeggiata, è stato molto bello. Ci rivediamo, capitano, per la tratta. Ci vediamo per la tratta, anche nei giorni prima, prove di notte e tutto, saremo sempre lì. Ci lasciamo ovviamente con un palio. Lei ha scelto il palio che ha citato prima, tra l'altro, del 1978, Bastiano e Urbino. Perché ha scelto questo? È un grande ricordo personale, quindi vissuto con l'entusiasmo dei miei 20 anni, perché avevo 20 anni. Allievo Mangino, ha detto. Allievo Mangino, sì, di Roberto Marini, capitano. Ecco, quindi questo... Nedo Partini e Guido Sani e Giorgio Sani Mangini. Questo è il suo ricordo, quindi ci lasciamo con quel ricordo. Bastiano al debutto. Bastiano al debutto, infatti, stavo giusto appunto per dire... Ci potrebbe essere un debutto nella Selva, vediamo se vediamo. Poi si collegano le cose. Capitano, grazie mille, no, e buona serata. Buona serata. C'è il montone un po' indietro, non prende entrata, la mossa è valida, è partita l'onda, segue la Selva, la chiocciola, montone, ecco l'onda, sta per andare a San Martino, la Selva è al di dentro, gira prima la Selva, l'onda non è caduta, no, ecco la curva del Casato, la Selva in testa, conduce questo palo Urbino in maniera veramente esemplare, il montone spinto da Ciofantino è in seconda posizione, la chiocciola si sta facendo sotto, per cui abbiamo al secondo giro la Selva, il montone che cerca di entrare al di dentro, ecco alla curva del Casato, gira sempre in testa la Selva, seguito dal montone, dallo scosso, dalla chiocciola e dalla tortuga, la Selva con Urbino, con questo giovane ragazzo, sta andando a vincere questo palio, c'è uno scosso in mezzo alla pista e fortunatamente l'ha evitato, ecco la Selva sta per andare all'ultimo giro, all'ultima curva del Casato, Silvano Vigni detto Bastiano vince il suo primo palio, la Contrada della Selva, con secondo il montone, terzo lo scosso della chiocciola, la torre. Proseguiamo il nostro giro alla scoperta delle stalle, ovviamente insieme ai barbareschi, Tommaso Furielli, il nuovo barbaresco della Selva, ma non nuovo di questa stalla, quant'è che... Se... Dal 2013. Quindi insomma, sì, dal capitano tre nella stalla, dal capitano Gianluca Targetti, da una sera di inverno lui sul divano in una poltrona, e mi chiese questa incombenza, io ho accettato ben volentieri, ecco. Immagino, sei stato molto spesso, tantissimo tempo, compagno insieme a Niccolò Brocchi, sì, quale Mangino, diciamo tutto il percorso l'ho fatto con lui, poi lui era vice barbaresco di Niccolò Rovai. Poi c'è stato un susseguirsi di altri barbareschi, cioè Alessandro Bartali, e abbiamo sempre condiviso con lui e comunque anche con Paolo Fontana, con Mariolo, cioè Luca Guerrini, sì. E poi è diventato lui barbaresco, e quindi
ora sta a me esordire. Ora è il tuo turno, il tuo esordio, ma la piazza la conosci bene. Allora, andiamo un pochettino all'esplorazione di questa stalla. Volentieri. Una stalla piccola, quella piccola, della Silva, per ora abbiamo visto invece stalle molto, molto ampie, ma questo non va a influire assolutamente. Anzi, per ora i fatti stanno dando ragione a voi. Chiaramente questa è una battuta, non è la stalla che influisce. Allora, vedo già un bel po' di foto, io partirei da queste qui. Che personaggi abbiamo? Allora, questi abbiamo? Sono tutti i nostri vecchi barbareschi, si va dagli anni 70 anche prima fino al giorno d'oggi. Diciamo, qui è tradizione che quando un barbaresco, diciamo, interrompe la sua carriera, attacca la foto. Quindi c'è l'ultima qui di Niccolò. Ok, questo è con Violenta Raccolonia. Questo è con Violenta, sì, l'ultimo palio. E poi ci sono tutti i pali precedenti, tutti i barbareschi precedenti, perché la stalla è qui dal 1974. E quindi quest'anno sono 50 anni. Ah, e questa 50 è anni. Diciamo la sede della Stalla della Silva. Non è che si è ammodernata molto, è rimasta questa, però è funzionale, è quello che basta. Finché funziona va bene. Ecco, Niccolò Brocchi una volta raccontò un aneddoto durante la vittoria, quella con Remo Rex Scosso, che vi era scappato. Come andò, se ce la puoi raccontare? Diciamo, allora, ovviamente Remorex uscì di piazza perché trovò aperto e io, diciamo, non ero a vedere il palio insieme agli altri vice barbareschi e quindi vidi che usciva, lo rincorsi e riuscì a riprenderlo al chiasso largo, solo che nell'attesa di sapere chi aveva vinto, perché passò un intervallo di tempo e credevo che arrivasse anche Niccolò e gli altri ragazzi. Peccato, loro erano andati a cercarlo da tutt'altra parte per il corso. Quindi poi dopo un po', spronato da anche altre persone, rientra in piazza, ha visto che ha vinto la Silva e ci siamo ritrovati lì, ecco. Ha visto dei bei cavalli comunque dal 2013 a oggi tra... Speriamo di continuare. Poloschi, Remorex, Istriceddu, hai visto Kit Gold, un Kit altro Gold, che non ha vinto, però insomma. No, però Kit Gold ci sono particolarmente legato, a parte di persone, diciamo, di amici, però è il primo cavallo portato in piazza, quindi rimarrà sempre nel cuore come la prima esperienza. Insomma, una bella emozione. Immagino. Sì. Allora, qui dietro, questa foto invece... Questa credo sia Caro Amico. Ah, Caro Amico, è altro cavallo. Parliamo del 2006. Sì, 2006, dovrebbe essere lui, non vorrei sbagliarmi, ma credo sia lui. Un palio vinto di rincorsa, storico, con un fantino enorme come Alberto Riccieri, che non ha bisogno di presentazioni. Cavallo esordiente, è vero. Doppia difficoltà. Sì. Senti, qui invece ci vedo un po' di brilli. Qui c'è un po' di brilli, questa è quella dello scorso anno di Violenta, tra l'altro. Ok. Quindi è l'ultima vittoriosa. E poi niente, sì, ci sono un po' di brilli, cavezze, spennacchiere. Questo è un cappello storico. Di chi è questo? È storico, è sempre stato qui nella stalla. E io ce l'ho trovato, quindi non saprei di chi è, però è veramente datato. Facciamo vedere la coccarda. Si vede la coccarda e tutto. Quindi è sempre rimasto qui e qui, insomma. E qui resta, sì, giustamente. Finché, e questa è un'ultima spennacchiera appena fatta. Ok. Ora vedremo se esordirà o meno. Ah, ancora non è sicuro. No, decideremo, vediamo la un attimo. In piazza. Già ce ne sono tanti di esordi, però vediamo, decideremo più avanti. Invece queste altre spennacchiere? Queste sono abbastanza recenti, e alcune sono qui, alcune sono in contrada. E questa è molto vecchia, però ci piaceva tenerla. Sì, bella. E, diciamo, non un po' vecchia maniera, sì, mi piace. Molto, molto vecchia, e credo sia almeno anni 70. Okay. Invece queste sono un po' più recenti. Vittoriose ce n'è nessuna di queste? Vittoriose, allora, a parte questa Violenta, sinceramente poi non lo so. Deve vedere, perché gli ultimi due pali li ha vinti una simile a questa, però aveva fatto, diciamo, il suo tempo. Ok, ora è in museo. Sì, c'è appunto un pezzo sotto ad altri pali, se non sbaglio sono schierate tutte le spennacchiere. Esatto. Sì. Esatto. Queste altre biglie invece sono recenti, possono le usare? Sì, le possiamo usare, spesso sono di serva, poi abbiamo altre giù anche per le incontrare, abbiamo una show solo vista, era l'ultima e questa è molto vecchia, però quindi, diciamo, le teniamo qui un po' come... Cimelio, esatto. Poi dipende anche dal cavallo che arriva, non sì, è... ma insomma questa un po' ha fatto il suo tempo, poi ci saranno un po' più nuove. Chiaramente. Beh, molto bello questo lato. Qui c'è un nerbo, per ora non abbiamo visto nerbi, abbiamo visto un ferro di cavallo nell'onda.
Questo è un erbo particolare, no? Ha una storia dietro importante, ce ne vuoi parlare? Questo è 2010, no? 2010. Questo è il nerbo del palio del 2 luglio 2010, Silvano Mulas e Fedola Saura, Altro cavallo. altro cavallo che passa qui due volte all'esordio e poi nel 2010 con una splendida vittoria. E questo nervo l'ha preso Lorenzo Guasparli, che purtroppo ci ha lasciato troppi anni fa. E niente, credo tutti sanno appena sia Lorenzo Guasparli. E la sua famiglia ce l'ha donato e qui nella stalla da una decina di anni. E bene, stia qui, ecco. Nerbo vittorioso di Voglia. Ecco, questa è una cosa molto bella, Lorenzo Gasparri assolutamente non ha bisogno di presentazioni. Tifoso storico del Siena, Sì. c'è una curva a lui dedicata. Quindi. Siena-Selva, tra l'altro, ci sono molti collegamenti, molti tifosi, il dottor Causarano, il vostro capitano, che è ovviamente un protagonista della storia del Siena. Poi qui vedo un braccialetto, Sì, un braccialetto, sì. questo normale, questo non ha Sì, no, che la storie, bandiera non non ha c'è niente di storie dietro. particolare. Io sono legato a questo nerbo perché nel 2019 sono andato via a prendere il cavallo, Remorex, e avevo questo nerbo. Questo nervo qui. Questo io portavo lui. Ah, Quindi, questo non lo sapevo. sì. Bella, questa è un'altra storia molto molto interessante. Vabbè, poi Poi qui lì sì vedo c'è. una targhetta. Eh sì, questo è, diciamo, perché questi locali l'ha donati la famiglia Vegni, quindi ufficialmente 1980, e questo quindi a perenne ringraziamento, perché insomma noi siamo molto, molto legati a questi locali, a questo ambiente, anche a questo giardino qui fuori, e Molto bello. quindi sì, ci aiuta tanto anche durante i giorni del palio per rilassarci e Portava anche il tutto. cavallo, no? No, Delle volte. no, 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 lo perché tenete c'è. lì nel Sì, piazzalino nel spesso a piazzalino farlo lì, girare. noi lo giriamo là, però lì ci sono un po' di scalini, un po' Certo, no, pericoloso, ecco. assolutamente, ci mancherebbe. E qui invece il box, un altro box dove ha ospitato veramente tanti grandi cavalli. Ce n'è uno del passato che avresti voluto avere qui? Ma non mi viene difficile scegliere, ce ne sono stati tanti qui, importanti nella Anche che non selva. sono stati nella selva, Non ti saprei dire, ecco. Vorrei forse una cosa da ragazzo, vorrei levarmi il dubbio del palio di Brento. Ecco, mi Ah, beh. piacerebbe avere quel palio lì, che non abbiamo corso e sarò un ragazzetto, 16 Certo. anni. Però insomma, soddisfazione ce le siamo tolte, quindi va Beh, bene così. immagino, immagino. Senti, ora apriamo una parentesi anche sui tuoi 4 giorni, come viverli, che cosa significa per te essere barbaresco? Ora questo te lo dirò più avanti, però comunque dai, è una bella responsabilità, perché comunque credo sia il compito del barbaresco quello di preservare e aiutare il cavallo a affrontare in maniera migliore la corsa, in questo caso del 16 d'agosto. Quindi è un compito importante, il cavallo non si cambia, quello è, e quindi va assolutamente tutelato, conservato e aiutato. E poi l'importante è far fronte a piccoli problemi che possono capitare durante 4 giorni, saperli affrontare, sapere essere, diciamo, spero deciso e prendermi responsabilità nel caso ci fosse bisogno. Piazza con la Coppola l'hai già assaporata da diversi anni, con il ruolo da barbaresco è diverso? Sarà diverso secondo te? Credo la cosa più, cioè, l'emozione più grande sarà ovviamente il momento del palio, quindi è una cosa che non ho mai provato e credo provi solo chi fa effettivamente il Certo. barbaresco, non è una cosa che è da tutti. E poi il resto, secondo me, sì, comunque, perché è la prima volta, quindi qualcosa ti cambia, perché alla fine sei te quello in prima persona risponde della salute del cavallo, quindi sicuramente qualcosa ti cambia, non è uguale, ecco. Il capitano ci sta molto attento a queste cose, quindi come ti vestirai da barbaresco? Camicia, polo, ormai hai Sa già che mi un'idea? devo far consigliare dal capitano, mi sa, Capitano. sì. Faccio un check prima perché ci sta attento, quindi vediamo un attimo Vedremo, insieme, vedremo. sì. Senti, lì c'è un'altra saletta che immagino sia Sì, il luogo vedete. dove dormite. Sì, in realtà è diciamo un appoggio, Un perché appoggio. sì, perché questo è Ah, un uno spazio locale. comunque grande. Sì, c'è uno spazio, qui ci sono un po' di letti, ancora deve essere approntato al meglio, però noi dormiamo qui. Ha stretto contatto col cavallo e comunque si riesce a controllarla abbastanza bene, diciamo, i locali sono questi, noi siamo abbastanza stretti, però ripeto, è sufficiente questo ambiente, e poi noi, cioè, ci piace stare qui perché Poi ci siamo molto c'è, affezionati, sì. immagino. Senti, la tua squadra è formata da Riccardo Memmi, Emanuele Monnecchi e Michele Seaggio. Queste Esatto. sono le tue persone, mi vuoi parlare di questi ragazzi, alcuni anche giovani, o Michele Seadi? Allora, sì,
Emanuele, anche più giovane. Potrebbe essere, credo, il mio figlio, che ha 18 anni. E comunque, niente, Michele sì, condividiamo questo percorso dal 2019, quindi mi sembra giusto continuare, giusto andare con i giovani e portare avanti queste tradizioni, insomma. E Michele, insomma, una persona che c'ha passione, si appassiona, quindi piena fiducia. Poi c'è Riccardo, che comunque già avevamo diviso noi 2 anni, 2017 e 2018, e quindi ora è, diciamo, rientrato a far parte di questa squadra. E poi Emanuele, che è nato in pratica nei cavalli, vive per i cavalli, ci va da quando è piccolino, fa salto a ostacoli, però insomma, sì, però è appassionato, però lui è veramente il nuovo che avanza, perché comunque ha 18 anni, veramente. La vecchia gavetta, Esatto. Senti, invece per te quando è iniziata e come è iniziata la passione per i cavalli? Ma io per me da piccolino, però non ho mai avuto cavalli, non sono mai andato a cavallo, quindi non è una cosa strana, però non sono mai andato a cavallo, difficile, cioè pochissime volte. Ok. E poi crescendo, la passione con degli amici sempre della selva, abbiamo acquistato un cavallo, abbiamo tenuto da Maurizio Pacchi, dove abbiamo un po' imparato a andare, poi piano piano abbiamo acquistato anche altri e è rimasta questa passione nel tempo e ora siamo qui, insomma. Senti, in cosa credi di essere bravo nel tuo lavoro, ovvero quello di barbaresco? Ma non saprei dirti, ecco, perché... Se c'è una dote che credi di aver appreso? Credo sicuramente di almeno spero, almeno fino ad ora, di rimanere calmo nei momenti in cui c'è bisogno un po' di essere razionale e tutto, ecco. Poi nella gestione del cavallo, sicuramente sono persone bravissime, non è che quella è una gara, ecco, però ci sono dei momenti in cui sicuramente bisogna essere abbastanza lucidi e spero di essere in grado, ecco, almeno fino ad ora mi è riuscito, vediamo adesso. Fondamentale chiaramente il feeling con Fantino, non c'è bisogno ovviamente di dirlo, e poi c'è anche veterinari e maniscalchi che non sono da trascurare, anzi è un lavoro penso di collaborazione fondamentale. Esatto, sì, allora cioè, noi abbiamo il maniscalco Alberto Fellini, che in pratica ferrava i cavalli della selva quando io nascevo, quindi dal 1987, quindi che ha fatto noi 8 vittorie. A parte una piccola parentesi nella civetta, è stato sempre qui con noi. E poi come veterinario abbiamo il dottor Paolo Ravanetti, che è con noi dal 2018 e ha già fatto 2 vittorie con noi, aveva fatto una quasi 40 anni fa nella Lupa, e anche lui è un grandissimo professionista. Sono persone, Alberto più che un professionista è un selvaiolo, ecco, perché ha figli della selva, nipote della selva, e quindi è un selvaiolo. Paolo è un grandissimo professionista e ci aiuta, ci supporta e ce lo teniamo stretto, ecco. Immagino. Allora, Tommaso, noi intanto scendiamo per la chiusura. Ti volevo chiedere, hai con te la tua coppola? No. Allora ti chiedo porto. Però di prendere quella storica. La prendo volentieri. Non di mettertela, chiaramente, solo per farla vedere, perché la chiusura sì. La facciamo così, con le coppole. Tra l'altro questa coccarda molto particolare, molto bella, facciamola vedere con queste 3 code, diciamo, finali. E, diciamo, metaforicamente ci vediamo fra poco con questa in testa. Allora, Tommaso, grazie. È stato un piacere, ti ringrazio per avermi fatto vedere la stalla, è veramente un bellissimo percorso questo che stiamo facendo. Tommaso, grazie, ci vediamo in piazza. Grazie mille. Grazie mille a tutti. E buona serata a voi. Buona serata.